Mercoledì 9 ottobre 2024, siamo praticamente pronti per un'altra puntata di Passione Biancazzurra per raccontare un'altra vittoria del Francavilla. Ci proietteremo anche sul match di Matera contro il Gravina. Prima però la sigla e la clip dei festeggiamenti dopo il successo contro la Cerrana. Get the cool, get the cool to shine. E si accendono le luci nello studio di Francavilla Fontana per una nuova puntata di Passione Biancazzurra, il format dedicato alla Virtus Francavilla che ormai da anni vi accompagna settimanalmente. Allora vado a dare il benvenuto a chi in studio con me, ad Alessandro Spavone. Buonasera Alessandro. Buonasera. Buonasera anche ad Alessandro Zanzico. Buonasera, oggi con i nomi non ti puoi sbagliare. Esatto, oggi vado dritto così rispondiamo tutti insieme. Insomma, queste le immagini concesse dalla Virtus Francavilla e dall'addetto stampa Gianluigi Ancona, che ci ha permesso di vivere quei momenti di gioia sotto la curva, e proprio da quelli partirei con Alessandro Spavone, a cui chiedo le emozioni alla fine dopo una partita difficile, complicata, poi andare a festeggiare sotto la curva vi ripaga di tutti gli sforzi. Sì, è stata una partita molto ma molto complicata, infatti il primo tempo abbiamo faticato un pochino, però è un'emozione indescrivibile dopo aver vinto una partita del genere, andare sotto la curva e festeggiare con i nostri tifosi. Tra l'altro vi state abituando molto bene, perché fino a questo momento solo vittorie. Ve lo aspettavate un inizio del genere? Te lo aspettavi tu personalmente? No, personalmente non me l'aspettavo, però con il duro lavoro della squadra siamo arrivati a un bello obiettivo. Speriamo di arrivare ancora più vittorie, diciamo. 5 partite su 6 giocate dal tuo arrivo titolare nelle ultime due. Sei soddisfatto di questo avvio dal punto di vista personale? Sì, sono molto soddisfatto. Posso fare ancora del mio meglio, però sono soddisfatto. Tra l'altro c'era grande attesa per vederti in campo con continuità, perché Alessandro, non so se ricordi, ma una delle prime conferenze stampa con Ginestra, il mister disse: no, a livello di under, di giocatori, tutte cose, sono contento. E poi ha detto: voi non conoscete Spavone, che è un calciatore che fa molto bene, che, insomma, che è un gran giocatore. Sì, ringrazio il mister per le parole dette. Spero di darle un grande. Spero di dare tutto il mio meglio per il mister, per il suo staff, per il direttore, per tutta la società, che è una società molto ma molto seria. E com'è nata la trattativa con il Francavilla? Tra l'altro ricordiamo, sei in prestito dal Napoli, prodotto del settore giovanile del Napoli, insomma, com'è nata la trattativa? E poi, se magari ti ha chiamato Montervino e tu da buon napoletano sì, a Montervino. Sì, appena mi ha chiamato il direttore Montervino, che conosco molto meglio, subito ho accettato di venire qui a Francavilla, perché mi piace l'ambiente, anche la società è molto ma molto seria. Alessandro Zanzico, se Montervino è andato a pescare Spavone nel settore giovanile del Napoli, è andato a prendere, perché sappiamo insomma che Montervino ha nel Napoli, no, anche un pezzo di cuore, significa che è andato a botta sicura, e significa che Spavone è veramente un gran talento. Sì, immagino di sì, anche perché poi ho avuto anche modo di confrontarmi con qualche collega che lì a Napoli segue molto da vicino non soltanto la primavera, ma in generale anche il settore giovanile, e tutti hanno speso parole al miele per questo ragazzo, che poi come tassello, diciamo, era esattamente quello che serviva, no? Perché un classe 2004 posizionato in quella zona di campo dove c'è tanta qualità, dove c'è tanta esperienza, secondo me era esattamente ciò che serviva, ed infatti l'abbiamo visto, perché con l'assenza di Marconato e quella di Sambiase abbiamo avuto anche la possibilità di vedere un over in più in difesa e un under altrettanto qualitativo avanti. Quindi
Penso che sia stata una mossa azzeccatissima. Sono contento che adesso si stia ritagliando il suo spazio, perché già in Coppa a Francavilla Insigne aveva fatto vedere cose interessanti, aveva dato degli strappi non indifferenti, ecco, soprattutto in una partita che ormai era bella che indirizzata. Non è semplice andare a dare il proprio contributo, invece lui comunque ha fatto vedere quello che avrebbe potuto poi replicare in campionato, ed è esattamente quello che sta facendo adesso. E c'è, Alessandro Spavone, anche un altro aneddoto. Nel 2023 ci siamo un pochino documentati su internet, sei stato convocato da Rudy Garcia in prima squadra, sì. Comunque hai fatto il ritiro in prima squadra, giocando anche un amichevole da titolare, sì, se non sì, era la prima amichevole ho fatto da titolare. Ecco, ci racconti qualcosina di quell'esperienza, se ti è servita? Un'emozione indescrivibile, perché già la chiamata al ritiro a Di Maro con Rudy Garcia è stata un'emozione molto, cioè, molto bella. Ecco, ma tu a Di Maro c'eri già con il Francavilla quest'anno? Sei arrivato dopo? No, sono arrivato dopo. Ok, quindi non c'è stato, diciamo, un collegamento a Di Maro. Tra l'altro, lo scorso anno invece in prestito alla Pro Vercelli, poi sei rientrato a Napoli. È stata una scelta della società per giocare con maggior continuità? No, è stata una scelta anche della società per giocare con maggior continuità, perché ho fatto le prime 8 presenze, poi non è che stavo giocando molto. Sono tornato in primavera con continuità e poi, finito l'anno, sono venuto qua a Francavilla. E c'è grande differenza tra il campionato primavera a livello di ritmi e il campionato, per esempio, di Serie C e di Serie D? Sì, c'è molta differenza. Anche per gli avversari, immagino. Sì. In carriera 6 presenze, 2 gol nella UEFA Youth League. Sì. Che avete giocato tra l'altro contro Ajax, Liverpool e Rangers, che è comunque un'esperienza straordinaria per un giocatore. Bellissimo, perché ti confronti con giocatori che li vai a vedere adesso, stanno giocando in Premier League oppure con l'Ajax nel campionato olandese, erano veramente fortissimi. Ho fatto anche 2 gol con Rangers, sì, è stata una bella emozione. Ringrazio anche al Napoli per avermi dato fiducia e tutto. Vabbè, a questo punto te lo chiedo, il sogno è arrivare a giocare al Maradona? Magari, cioè, è il sogno di tutti i bambini che tifano Napoli e che nascono a Napoli. Alessandro, storie belle, carine, no? Anche un senso di appartenenza. Dobbiamo dire che si è calato Spavone nella realtà biancazzurra anche in maniera importante, no? A livello di equilibrio, di fantasia sulla tre quarti. È un calciatore, come diceva Ginestra, importante, che può rompere gli equilibri. Sì, questo è quello che diceva sotto il punto di vista tecnico-tattico, però c'è stato un momento in cui Ginestra ha parlato degli under sotto il punto di vista mentale, che penso alla fine sia quello che fa la differenza in un giovane, che sia 2004, 2005 oppure 2006. Io immagino avere la sua età, dopo un'esperienza molto importante in uno dei settori giovanili sicuramente più rigogliosi d'Italia intera, perché il Napoli comunque manda di anno in anno tanti talenti in giro per Serie D, Serie C, e puntualmente poi questi talenti vanno a far bene, vanno a fare una carriera importante e diventano soprattutto calciatori, cosa che non è assolutamente scontata se poi guardiamo altri settori giovanili sempre di Serie A. Lui ha parlato di questi under come giocatori già pronti mentalmente, e penso sia un dato da non sottovalutare, perché lui arrivava da un'esperienza, anche se non troppo lunga, tra i professionisti. Quindi tra i grandi aveva già giocato, in primavera presenze importanti anche a livello internazionale, con qualche volta la fascia di capitano al braccio. In quei casi tante volte è anche viziato, no, dal procuratore, uno scende tra virgolette in Serie D con la pretesa di dover giocare per forza a tutti i costi. Lui invece è arrivato in punta di piedi con il massimo dell'umiltà, si è messo a disposizione, sta rispondendo presente quando chiamati in causa, sta provando, immagino a quanto pare, a ritagliare anche un po' di spazio non soltanto in campo, ma anche a rubare qualcosina dai compagni di squadra più esperti, che occupano più o meno le stesse zone di campo, anche se non so quanto possiamo parlare di zone di campo, essendo lui duttilissimo e sa giocare praticamente ovunque in quella zona, dalla tre quarti in su. E quindi sì, apprezzo anche questo aspetto, sia quello mentale legato all'umiltà, che è molto importante ed è tutt'altro che scontato, soprattutto in un periodo storico in cui da giovanissimi già si crede di essere calciatori abbastanza arrivati. Ecco. Sì, no, non era scontato, insomma, che si scendesse in Serie D, giustamente come dicevi tu, dopo un percorso del genere, anche perché su internet ho letto che ci sono state tantissime squadre che ti hanno cercato in questi anni per magari
assicurarsi le tue prestazioni in Serie B, in Serie C, quindi sicuramente questo fa capire anche con quale spirito ha sposato Spavone la causa Francavilla. Un obiettivo personale però te lo sei dato, anche in termini di gol, di assist? Sì, di fare bene, perché i gol ti fanno stare bene, gol, assist ti fanno stare bene, però per adesso anche vincendo le partite stai bene, sei là al primo posto, però devo fare gol e assist, diciamo. E sui calci piazzati come sei messo con calci di punizione? Sì, no, perché stiamo vedendo Taurino, Jonai, insomma. Sì, loro hanno un bel piede, Taurino, Jonai, è un calcio incredibile. Però se tipo non ci sono loro in campo, se posso andare a calciarlo io, posso andare, vado. Provo a indovinare l'idolo, Hamsik. Sì, Hamsik, però è un giocatore che mi piace, che adesso è andato all'Inter, è Zielinski. Un giocatore che mi assomiglio io un po' a lui, è un giocatore fortissimo, perché mi sono allenato un anno insieme, tra ritiro e tutto, mamma, troppo forte, troppo forte. E tra l'altro queste sono storie bellissime, perché poi ci raccontano tanti anni, no? Tanti anni abbiamo avuto calciatori che si sono allenati con, pensiamo a Durante negli anni passati, che è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, ma insomma queste sono belle storie anche da scoprire. Tornando invece al calcio giocato, la vittoria contro la Cerrana, possiamo dire che è stato un esame di maturità, perché per la prima volta siete passati in svantaggio in campionato, era successo in Coppa, dopo un primo tempo abbastanza brutto. Io poi l'ho detto anche a mister Ginestra, quanti meriti c'erano della Cerrana, ma anche quanti demeriti, perché qualche colpicina ce l'avevate anche voi, sì, no? Sì. Però è stata una dimostrazione importante di forza della squadra. Sì, sì, infatti come hai detto tu, venendo da un primo tempo molto ma molto complicato, non è stato facile, però siamo entrati bene il secondo tempo e abbiamo vinto la partita. È stata una vittoria di testa questa del Francavilla, no? Possiamo dire. Sì, sì. Assolutamente sì, anche perché leggendo qualche intervista nelle settimane che ha preceduto questa partita, tutti a livello quantomeno verbale predicavano calma e soprattutto attenzione, perché la Cerrana è quel classico avversario ostico campano che tu vai ad incontrare in Serie D. Chiaramente non è un motivo, diciamo, territoriale, però storicamente parlando le squadre di quella zona tendono magari a farti giocare male, tendono soprattutto quando vai in casa loro ad ingabbiarti, quando giocano fuori poi sono molto fastidiose da affrontare. Certo, magari non l'abbiamo potuto riscontrare nell'Ischia perché è stata una partita completamente diversa, però la Cerrana, così come abbiamo visto, ha fermato il Casarano praticamente al primo turno e forse avrebbe anche meritato di vincere. A Francavilla si è portato in vantaggio e non penso sia un caso che fino a quella partita nessuno era riuscito a far gol alla Virtus in campionato. È una di quelle classiche partite che tu approcci nel tuo momento migliore, però poi magari scivoli e perdi. Invece lì c'è stata, secondo me, grande caparbietà all'interno dello spogliatoio a tenere alta la concentrazione, a dire non abbiamo ancora perso, ci sono altri 45 minuti, si può ancora ribaltare completamente tutto, perché poi, soprattutto in questo campionato, l'abbiamo visto, no? Basta una scintilla, basta un piccolo momento e le partite cambiano radicalmente. Non a caso in studio, durante la diretta di Tribuna Centrale, non ricordo chi c'era ospite di Claudia Carbonara, però sì, dopo il tuo intervento, quando tu hai detto ha pareggiato la Virtus con Sosa, lui ha esclamato dicendo perfetto, la Virtus la rimonta, la vince questa partita, perché è gente che il calcio a queste latitudini lo segue da tanti anni. Sicuramente anche Alessandro potrà confermare il fatto che ci sono squadre che appartengono, diciamo, a quella zona, tutto il contenitore partenopeo, che in Serie D vanno a dare tanto fastidio, diventano anche molto più complicate da battere rispetto alla Big di turno. Sì, perché sono squadre che devono fare punti e poi affrontando una squadra che ha vinto 5 partite su 5, come la nostra, vanno lì a viso aperto e si giocano il tutto per tutto. Anche perché prima dicevo che è stata una vittoria di testa, Alessandro, e ti chiedo conferma di questo, perché, e questo non vuole essere una critica nei confronti della Cerrana, ma di provocazioni durante la partita, almeno vedendo, ce ne sono state un sacco. Sì, sì, tantissime. Che per carità non è una critica, anche perché in Serie D alla fine si vince anche così, dando un pochetto di fastidio, ma abbiamo visto che ad esempio i difensori andavano spesso su Sosa, centrocampisti, che è stata una partita da questo punto di vista così un po' tesa. E allora noi ci andiamo adesso a vedere gli highlights di questa partita, della vittoria della Virtus Francavilla contro la Cerrana per 2-1.
La Virtus Francavilla non conosce ostacoli e prosegue il suo percorso in campionato al comando del girone H di Serie D a punteggio pieno. Contro la Cerrana arriva la quinta vittoria in altrettante partite, 2-1 il punteggio finale in rimonta. La sorpresa nello schieramento di partenza della Virtus è l'assenza di Taurino al suo posto Gionai sulla sinistra, con Spavone trequartista al posto di Marco Nato. Avvio di gara bloccato, con tanti duelli a tutto campo e poche occasioni da gol. Grande equilibrio fino al 26esimo, quando la Cerrana al primo concreto affondo con la ringe sulla fascia, penetra in area e trova il gol, il primo incassato dal Francavilla in campionato. Diagonale vincente, dopo una splendida cavalcata palla al piede sulla fascia del numero 10 dei campani, bravo a fuggire via Lanzolla e battere Cevers. La reazione della Virtus non arriva e al 35esimo sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi sugli sviluppi di un corner, con Cevers costretto agli straordinari. Prima frazione che scivola via così, senza ulteriori sussulti e con il gioco spezzettato dai numerosi interventi del direttore di gara. La ripresa si apre con un doppio cambio in casa biancazzurra, dentro Arrighini e la tagliata, fuori Spavone e De Nova, e prove di coesistenza in attacco tra Arrighini e Sosa nei secondi 45 minuti. Al 60esimo dentro anche Taurino al posto di Genai e due minuti dopo l'ora di gioco la prima concreta occasione da rete della Virtus. Al limite dell'area buona volontà raccoglie un pallone vagante e calcia, Arrighini a porta vuota non riesce a deviare la sfera in porta. Al 65esimo ancora Arrighini pericoloso di testa, l'incornata del centravanti su cross di Costantino termina alto sulla traversa. Al 69esimo ancora Francavilla pericoloso, Taurino ci prova direttamente su calcio piazzato dal limite dell'area di rigore, sfera che sfiora il palo alla sinistra di Rendina. Al 73esimo, dopo aver flirtato a lungo con il gol, la Virtus pareggia i conti dopo un'azione confusa nell'area di rigore della Cerrana e Sosa il più lesto a spedire la sfera alle spalle del portiere avversario. Cambia l'inerzia della gara e a 10 minuti dalla fine arriva anche il calcio di rigore per il Francavilla. Punito il fallo, sulla tagliata dal dischetto si presenta Sosa che prende la mira e calcia a sinistra realizzando il sorpasso. All'87esimo ancora Taurino pericoloso su punizione, questa volta da posizione defilata, si salva la Cerrana che al 90esimo poi va alla conclusione con un elefante chiamato a un ottimo e provvidenziale intervento Cevers. Nel secondo minuto di recupero Taurino prova ad arrotondare il bottino ma da posizione defilata non c'entra la porta. Un giro di lancette e ci prova anche Sosa trovando la risposta di Rendina. Finisce così con la Virtus che supera anche l'esame a Cerrana e consolida il primato in classifica. Allora, recuperiamo intanto le immagini del calcio di rigore. Questo è un messaggio al nostro regista Fabio Pignatelli, così lo commentiamo. È stata una partita tosta, poi ci ha pensato Sosa, sia con quel gol da attaccante d'area di rigore, poi con quel calcio di rigore. Tra l'altro, il rigorista è Sosa oppure Taurino? Perché li abbiamo visti un pochino parlare sul dischetto. Diciamo che per adesso è Sosa, però anche Taurino può battere i rigori, che è un fortissimo Taurino e lì sa battere i rigori. È un impatto importante, Alessandro Zanzico, di la tagliata che è entrato in corsa, è andato a procurare il calcio di rigore, ma l'abbiamo visto anche durante la partita con un paio di accelerate improvvise. Se poi arrivano risposte del genere anche dai giovani, in cui ci includiamo Spavone, Lambiase che vabbè non ha giocato, Costantino, Cevers, che comunque al di là poi di quel gol che non mi è sembrato sinceramente irresistibile, però poi ha fatto una parata importante al 90esimo. Sì, ma ne abbiamo parlato quando è venuto lo stesso Lambiase ospite qui, no? Che lui diceva il mio vice lì su quella fascia è la tagliata, però la tagliata lo consideriamo un giocatore più offensivo, un laterale più offensivo proprio perché ha degli strappi notevoli. E l'abbiamo visto non soltanto quest'anno, ma l'abbiamo visto anche l'anno scorso, quando c'è stata quella, diciamo, piccola parentesi a Nardò, quando ha giocato con la prima squadra in Serie C, che ha debuttato. Insomma, è un giocatore che in quella zona di campo ti può dare fastidio a te come avversario e può essere una risorsa a te come squadra che lo hai in rosa. Poi, diciamo che ho letto qualche critica nei confronti di quel calcio di rigore, però a me viene da ridere, perché se proprio vogliamo parlare di errori arbitrali, ci troviamo nella giornata più sbagliata di Serie D, perché gli errori arbitrali sono altri. Cioè, andateveli a vedere, andatevi a vedere Ugento Manfredoni, andatevi a vedere Fasano Casarano, andate a vedervi Martina Costa d'Amalfi. Lì stanno gli errori, questo è un rigore netto che non puoi assolutamente non fischiare nella maniera più assoluta. Sì, tra l'altro c'è stato anche il tecnico della Cerrana, Sannazzaro, che ai nostri microfoni insomma si era detto abbastanza insomma, dubbioso su questo calcio di rigore. Va detto anche, questo è l'intervento che come insomma, fai? Gamba su gamba, questo è il calcio di rigore tutta la vita. Chiaramente probabilmente non avranno nemmeno rivisto le immagini, perché lì a caldo le interviste... Probabilmente io credo che Sannazzaro, se oggi vedesse questo rigore, insomma, direbbe che
Serve anche, allora, va bene la protesta, va bene anche sollevare un po' di polemica, però a un certo punto serve pure un po' di onestà intellettuale. Voglio dire, se non è calcio di rigore questo, che devi fare? Devi spararlo un giocatore in aria finché fischi, dai. Dobbiamo essere anche sinceri e onesti. Questo è rigore tutta la vita. Se poi si vuole parlare di sviste arbitrali, ci sono tante altre partite della stessa giornata dove si possono fare discorsi infiniti. È successo qualcosina oggi anche? Anche oggi, sì, ma perché comunque c'è una classe arbitrale che in Serie D, questa non vuole essere un'accusa, però sicuramente non è impeccabile. Nel caso specifico del Manfredonia si potrebbe aprire una parentesi infinita, perché è come se ce l'avessero con loro. I rigori non dati contro il Matera, il rigore non dato a Gallipoli contro l'Ugento, e la maxi squalifica ingiusta di Scaringella, il rosso allo stesso allenatore, che poi comunque non servirà perché è stato esonerato, in più il gol fantasma di questo pomeriggio. Insomma, diciamo che lì uno può anche sentirsi un po' bersagliato, quando io non penso che ci sia una squadra che si vuole favorire o sfavorire, semplicemente c'è una classe arbitrale che non è eccezionale, ecco, mettiamola così. Ecco perché quel calcio di rigore non può essere assolutamente materia di alcun tipo di discussione. E coinvolgiamo in questo discorso anche il buon Vito Di Noi. Buonasera Vito. Buonasera. Ecco, ti ritrovi d'accordo con quello che ha detto Alessandro su insomma, una direzioni arbitrali che stanno facendo molto discutere? Usare il termine, insomma, che sono scarsi, forse no, è sbagliato, è troppo offensivo, perché poi ci sono anche gli arbitri bravi in Serie D, però insomma stiamo vedendo un pochino di tutto in queste prime giornate. Ma innanzitutto Dennis, battuta, sento Alessandro con tutto carico. Quindi ora, a parte gli scherzi, sicuramente sensi. Tecnicamente, qualitativamente e anche dal punto di vista della classe arbitrale, sinceramente le prime 5 partite sto vedendo errori, ma nemmeno clamorosi, non so neppure come definirli, errori banalissimi, che poi generano purtroppo anche tensioni tra le piazze, perché poi il girone H non è un girone diverso dagli altri 8, ne vince sempre una, e quindi può essere un errore arbitrale anche di queste prime giornate a determinare anche la vittoria di un campionato, la salvezza, i playoff o i playout di una qualunque società. Ecco perché comunque c'è parecchio accanimento nei confronti di questi errori, fermo restando che sinceramente in altri gironi non sto vedendo cose clamorose come succede invece nel girone H. Non voglio pensare che sia soltanto una dinamica ambientale che tra virgolette spaventa i direttori di gara, però non credo neppure che siano talmente scadenti da non vedere determinate cose. Quindi sono d'accordo con Alessandro e in generale con quello che dite in studio. Sì, tra l'altro va detto anche che, ritirando in mezzo il discorso di Filograna, no, del presidente del Casarano, lui ha detto: io non sto parlando che hanno penalizzato noi, l'arbitro ha penalizzato anche il Fasano in determinate circostanze, quindi non è un'accusa che, come giustamente ha detto anche Filograna, non è un'accusa nei confronti del Fasano o tra le varie piazze, ma è proprio una classe arbitrale che sta un pochino danneggiando tutti e su più fronti. Ti chiedo se ti aspettavi una partenza del genere da parte del Francavilla. Anticipo la risposta: sì, perché tu mi hai detto, man mano che si costruiva la rosa, che Montervino costruiva la rosa, mi hai detto guarda che sta nascendo un gruppo davvero forte, anche perché alzo le mani, tu sei molto più esperto di me sulla Serie D, e mi hai detto stanno arrivando calciatori funzionali. Ma guarda Dennis, in realtà chi mastica un po' di Serie D sa perfettamente che questo campionato lo vinci non con le prime donne, ma lo vinci con gente di categoria. Le prime donne piacciono a tutti, però è chiaro che esiste anche un equilibrio sotto questo punto di vista. La Serie D implica ad esempio la scelta di under di livello, perché altrimenti rischi di giocare in 8 la domenica e non in 11. La Serie D implica trovare giocatori che hanno voglia di affermarsi, cioè che sognano il professionismo, e dall'altra parte giocatori che invece vogliono tornarci nel professionismo, altri ancora che magari dopo aver fatto una carriera brillante tra Serie B e Serie C, magari poi si accontentano di chiudere la carriera in una società che punta a fare magari grandi cose, a tornare grande. Io credo che l'emblema di quello che dico sia un po' l'altamura dello scorso anno. Grande squadra, quello che vogliamo, si è detto di tutto sullo Iodice, sull'Attanzio, erano calciatori che venivano da una stagione non brillantissima a Barletta, soprattutto nell'ultimo periodo, eppure hanno vinto. Ecco, il Francavilla ha tutte le componenti, under, over, esperti, giocatori che cercano rilancio, quindi mi piace come gruppo. Avevo
sinceramente, qualche riserva soltanto sulla guida tecnica su Mister Ginestra, visti gli ultimi risultati, però devo anche dire che Ginestra finalmente sta allenando e basta quest'anno, cioè non deve pensare ad altri problemi come gli è capitato spesso nelle ultime esperienze. Quindi questo è un punto a suo favore e poi i risultati parlano chiaro. Prima di salutarci, Vito, ti chiedo se è il girone H che ti aspettavi, che tipo di campionato stai vedendo, se c'è qualcosa di diverso rispetto allo scorso anno e se alla lunga poi usciranno i valori delle grandi squadre, nel senso, il presidente Magri diceva Andrea Casarano sono le squadre costruite per vincere sulla carta, poi c'è la Nocerina, poi c'è la Palmese, ci siamo noi e poi c'è Matera, c'è il Martina, alla fine usciranno fuori queste squadre oppure prevedi qualche sorpresina sopra? Onestamente mi aspettavo qualcosina in più. Ma proprio a livello tecnico, qualitativo, sarebbe troppo facile dire Andrea e Casarano non stanno rispettando le attese, l'Andrea soprattutto, ma nemmeno il Casarano è primo con 15 punti. Però poi penso anche ad altre buone squadre costruite con criterio, con organico, penso al Manfredonia, penso allo stesso Fasano. L'unica che mi sta sorprendendo in positivo è il Gravina, però per il resto veramente le pugliesi stanno facendo molto molto male. E non è soltanto una questione tecnica, attenzione perché il girone H ha una grande nomea in Italia ed è giusto che sia così perché ci sono investimenti forse che vanno anche al di là del contesto Serie D, però non ha neppure le grandissime squadre che magari sono collocate in altri gironi, penso al Savoia, penso alla Scapatese, penso alla Regina. Magari le campane sono, tolta la Nocerina, sono un po' meno forti, no? Rispetto a quello che ci si aspetta. Le squadre lucane, il Matera è una buona squadra, però poi magari il Francavilla, insinni, lascia un po' desiderare. Ecco, credo che non sia un girone H impossibile e questo alimenta ancora di più la delusione nei confronti delle pugliesi, che comunque tutte e 10 sono state costruite con criterio, però non stanno molte di loro rispondendo alle premesse di inizio stagione. Vito, grazie per essere stato con noi e buona serata. Grazie a voi, buona serata. Grazie, grazie a Vito Di Noi, collega di Antenna Sud. Allora, noi adesso ci vediamo la clip sulla giornata di Serie D realizzata da Alessandro Zanzico e poi dopo continueremo con i nostri approfondimenti, le interviste a Magri, alla Tagliata, a Ginestra e tra poco avremo anche un calciatore del Gravina che domenica appunto affronterà la Virtus Francavilla. In un turno spezzatino, iniziato sabato e terminato lunedì, non sono mancate le ormai consuete sorprese nel girone H di Serie D. La Virtus Francavilla prosegue la propria marcia inarrestabile e travolge anche la Cerrana. I biancazzurri vanno per la prima volta sotto nel parziale, la Ringe fa tutto bene ed insacca le spalle di Ceversi il primo gol subito in campionato dagli imperiali. Bravi però nel ribaltarla nel secondo tempo con Sosa, che prima pareggia i conti sfruttando un pallone vagante e nel finale di gara non sbaglia il rigore del 2-1. Resta sulla scia del Villa la Nocerina, che fra le mura amiche del San Francesco d'Assisi batte 3-1 la Fidelisandria. Federiciani avanti con Castro, ma è soltanto un'illusione. Faiello realizza la rete del pareggio entro la fine del primo tempo e dopo l'intervallo i campani si scatenano. La doppietta di Ferrari vale la rimonta ed il secondo posto in solitaria, secondo KO consecutivo per una Fidelis che non riesce ancora a vincere. La Palmese scivola Brindisi e perde una casella. Al gol di Peluso risponde Nicolli, approdato al Fanuzzi pochi giorni prima. È la prima marcatura stagionale degli Adriatici che portano a casa il primo punto dell'era Ragno. Pareggia tra le polemiche il Casarano a Fasano. L'ex Corvino porta avanti i biancazzurri della Selva con il terzo gol in due partite dal suo ritorno al Curlo, ma la seconda rete consecutiva di Saraniti vale l'1-1. Seguiranno tante proteste per un gol fantasma di Perez non ravvisato dall'arbitro. I rossazzurri in classifica vantano adesso 9 punti, gli stessi del Matera, che nel derby dell'Alta Murgia pareggia con il Gravina. 1-1 anche nella Città dei Sassi, terzo gol di fila per Santoro, capocannoniere dei gialloblu. Risponde a tono Infantino per i padroni di casa. Cade a sorpresa il Martina Altursi contro il Costa d'Amalfi. Maione e Proto stendono e agganciano in classifica Litrani. Al bianco di Gallipoli arriva anche il primo successo stagionale dell'Ugento, che supera il Manfredonia al 90° con Baglietti, bravo nello sfruttare l'unico tiro in porta dei giallorossi. L'Ugento è l'unica tra le salentine ad aver vinto il proprio impegno. Il Nardò, con il Francavilla Insinni, non è infatti andato oltre lo 0-0. Pareggio anche nell'anticipo tutto campano tra Angri e Ischia, che fanno 1-1.
E buonasera anche a Lorenzo Cavaliere, trequartista della Gravina, che è in collegamento. Ciao Lorenzo. Ciao, buonasera a tutti. Tra l'altro due trequartisti, Spavone Studio e Cavaliere appunto da Gravina. Allora Lorenzo, ti chiedo subito, 10 punti nelle prime 5 giornate, faccio la stessa domanda che ho fatto prima a Spavone per quanto riguarda il Francavilla, è un avvio che vi aspettavate? Cioè, è un avvio importante per noi, sicuramente noi scendiamo in campo per disputare al meglio le nostre partite. Con il lavoro durante la settimana vogliamo raccogliere quello che è di meglio che facciamo in settimana, e in queste partite si sta vedendo, e speriamo di continuare su questa scia. E, tra l'altro, tre derby vinti, cioè tre derby giocati, tre derby vinti, questo credo sia anche un campanello, tra virgolette, un segnale che siete una squadra forte anche mentalmente, no? Per affrontare poi dei derby e vincerli. Soprattutto in Puglia, che sono derby abbastanza caldi. Certo, sappiamo che questo girone, a parte i derby che sono molto importanti, quello che richiede a livello mentale, sappiamo che questo girone ogni partita è difficile. Quindi sono della filosofia che con il lavoro in settimana poi sicuramente si affronteranno meglio le partite la domenica. Lorenzo, invece, che partita vi aspettate contro il Francavilla? Ricordiamo anche ai telespettatori che la trasmetteremo in diretta e che si giocherà a Matera. Che tipo di gara vi aspettate col Francavilla? E credo che sia, tra virgolette, anche una realtà bella da affrontare per tanti calciatori che negli ultimi anni hanno visto la Virtus Francavilla in Serie C. Penso che sicuramente sarà una partita tosta, difficile da affrontare, ma sarà anche una bella partita per noi. Che ci saranno sicuramente trovare delle motivazioni in queste partite non ce n'è bisogno, quindi è talmente bello affrontare queste partite che non vediamo l'ora, diciamo. La stiamo preparando bene e niente, poi domenica parlerà il campo. Cedo la parola per una domanda a un grande estimatore di Mister Tiozzo, quindi se poi vuoi riportare il messaggio ad Alessandro Zanzico, che è in studio con noi. Alessandro? Il mister sa benissimo cosa penso di lui, lo scorso anno avrebbe meritato di finire il campionato così come benissimo l'aveva cominciato. Io sinceramente non penso sia un caso che il Fasano dell'anno scorso, il Gravina di quest'anno, si somiglino tanto, non soltanto per risultati, perché lo ricordiamo, l'anno scorso c'è stato un certo momento in cui il Fasano era capolista in solitaria, ma anche come proposta di gioco. Dennis, tu lo sai, io fin quando non vedo giocare dal vivo le squadre non mi esprimo mai per dare un giudizio, e ho avuto la fortuna di commentare una partita del Gravina a Fasano, tra l'altro, e mi è piaciuto tanto. Idee concrete, una proposta di gioco bella, nitida, che si basa sicuramente sui punti forti che ha ognuno di loro tra i grandi protagonisti che subentrano dalla panchina ma che soprattutto scendono in campo dall'inizio. E quindi a Lorenzo chiedo questo: che tipo di contatto vi ha dato fin da subito Mister Tiozzo? Perché a me fin dall'anno scorso è sembrato un allenatore che avesse le idee ben impresse in testa. No, seguiamo molto le idee del mister. Io personalmente mi ci rispecchio per la sua filosofia, ci dà tanto sia a livello mentale che in settimana, preparatissimo, e niente, noi cerchiamo di fare il meglio per aiutarlo in campo nelle sue scelte, e niente, penso che si sta vedendo e dobbiamo continuare su questa strada. Lorenzo, per concludere, come si gioca alle spalle di Santoro? È più facile stare, sai, con lui a pochi passi? Sì, ho trovato Domenico un attaccante di categoria, mi ci trovo bene, abbiamo legato molto e sono contento. Grazie Lorenzo per essere stato con noi e soprattutto complimenti, perché abbiamo visto comunque il tuo ottimo avvio, lo stiamo raccontando anche su Antenna Sud, quindi complimenti per la stagione e buona fortuna per il proseguo del campionato. Vi ringrazio, buonasera a tutti. Grazie a Lorenzo Cavaliere, ringraziamo anche il Gravina che ci ha concesso appunto un ospite. Alessandro, di solito gli altri anni facevamo con un giornalista della piazza locale, quest'anno quando possibile, quando avremo anche qualche derby, è sempre bene magari sentire anche una voce, no, di preparazione alla partita. Certo, anche per toccare con mano quelle che poi è la vicinanza alla partita che andiamo a commentare, in questo caso a presentare in diretta.
E poi è bello, no? Confrontarsi con queste realtà che stanno, diciamo, overperformando, perché sicuramente il Gravina è una compagine costruita per niente in più rispetto alla Salvezza, però stanno facendo tanto bene. È una squadra che il direttore ha costruito, secondo me, con grande criterio, perché Santoro, per la categoria, è un grandissimo attaccante. E poi anche i giocatori che hanno sono interessanti, Cavaliere, Banse, quindi penso che il Gravina possa continuare a far bene, possa continuare a stupire. Ci auguriamo che possa farlo dalla prossima settimana in poi, escludendo questa domenica, insomma. Allora, abbiamo parlato benissimo di Tiozzo, possiamo parlare benissimo anche di Ginestra, Spavone, Sì, visto sì. che... Mister è un grande allenatore. È il primo anno che lo conosco perché però ho parlato con altri ragazzi che ha allenato. È veramente un grande, vuole giocare sempre la palla, sempre dei principi di gioco. E durante la trattativa ti ha anche magari telefonato oppure non c'è stato bisogno? Sì. Dopo che era tutto fatto, mi ha telefonato e mi ha detto che dovevo dare tutto e dovevo allenare sempre bene per ritagliarmi il mio spazio, diciamo. E c'è del suo sul fatto che in questa squadra, anche variando gli addendi, poi il risultato è sempre lo stesso? Cioè, il Francavilla si presenta in campo con centrocampo muscolare, poi con Sì, fantasia. Cioè, c'è la mano sua a tenervi tutti sul è pezzo. molto bravo a preparare le partite. Mi piacciono tanto i giocatori di qualità, però a volte servono anche i giocatori di rottura. Però è molto bravo il mister. Che tra l'altro è un paradosso perché noi ci aspettavamo di vedere una Virtus un pochino più di aggressività, no? Alessandro con Sisai, Mbaye, quando all'inizio ci è stato presentato Ginesta col 3-5-2, sembrava uno molto conservativo, invece ci ha stupito sia con il 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-3-3, quello che vogliamo, ma poi proprio questo aspetto che diceva Spavone, cioè che si punta sulla qualità. Io resterò sempre dell'idea, non essendo un allenatore, forse per questo, ma resterò sempre dell'idea che è l'allenatore che deve basare i propri concetti in base ai giocatori che ha in rosa, ai giocatori che ha a disposizione. Io posso essere un tecnico che ama un centrocampo robusto, però poi se mi trovo buona volontà, Marconato, Spavone, anche gente che non supera un tot di chili, però poi mi dà quella qualità, è normale che io poi a quel punto mi debba felicemente adattare a quello che ho tra le mani. Forse in questo caso si può fare un discorso diverso perché la Virtus è stata costruita da zero ad immagine e somiglianza del direttore e chiaramente del mister perché l'ha scelto il direttore. Quindi in questo caso si può fare questo tipo di discorso. Ma io credo che i grandi allenatori, come nel caso di Ginestra, siano esattamente quelli che riescono a guardare i giocatori che hanno a disposizione e dire ok, dobbiamo fare questo, questo e questo, senza avere questi principi di base che poi magari cadono quando non hai il riscontro tattico in campo. E allora, prima parlavamo di variare l'ordine degli addendi. Allora, vediamo una clip proprio dedicata a chi è subentrato in corsa e ha lasciato il segno. È una Virtus Francavilla in cui tutto funziona alla perfezione e gran parte dei meriti va attribuita allo staff tecnico, come rimarcato pure dal presidente Magrito, quel successo con la Cerrana, perché è bravo a saper leggere i vari momenti di una gara e mettere mano alla squadra in maniera quasi determinante dalla panchina. Come è successo? Proprio domenica scorsa, all'intervallo dentro la tagliata a Righini, il primo si procura il rigore della vittoria e l'altro dimezza Sosa i compiti offensivi, permettendogli di girovagare sulla tre quarti per trovare lo spazio ideale per pungere. Si potrebbe poi anche discutere dell'impatto straordinario di Taurino, ma per uno delle sue qualità sembra quasi normale amministrazione. Una settimana prima, ad Andria, era toccato a De Luca entrare in corsa e risolvere il primo scontro diretto stagionale contro la Fidelis. Imbeccato da Jonai, altro subentrato, in area manda fuori giri un difensore avversario e batte Esposito, siglandolo 0-1 definitivo. Nel 4-0 all'Ischia della terza giornata, invece, il neoentrato Sisai recupera un buon pallone sulla tre quarti e dà il via all'azione che porterà poi al gol di Taurino del 2-0. Un tema che si ripete e che non può che far piacere a Ginestra, bravo a montare e smontare la sua Virtus, ottenendo sempre solo un risultato, la vittoria. 7 su 7 in stagione, di cui 5 in campionato, sono i numeri di chi comanda il girone H di Serie D. Allora, Alessandro, senza riportare fedelmente le parole, ma ci dici tra primo e secondo tempo nello spogliatoio cosa è successo? Se Ginestra magari vi ha caricato oppure magari ha parlato? No, non è che ha parlato tanto, però voleva una squadra con più personalità perché vedendo il primo tempo non è che abbiamo giocato molto bene la palla a terra, voleva una squadra con più qualità e facendo anche due cambi ci
è andata molto bene. Si sente un pochino il clima di famiglia a Francavilla, che era un pochino quello che dicevano anche gli ospiti che sono passati nelle altre settimane, ma noi ce ne accorgiamo anche quando arriviamo magari per la conferenza stampa pre-partita, che magari sta per finire l'allenamento, e si sente anche grande partecipazione dalla squadra, dallo staff. Sì, da parte di tutti, tutto l'ambiente, sia la società che noi ragazzi nello spogliatoio abbiamo creato un grandissimo gruppo. E anche questi gruppi qua portano a vincere, diciamo. Sì. Tra l'altro, questo è un altro aspetto, Alessandro, di quello che parlavamo nelle scorse settimane. De Luca ha due tribune, poi 5 minuti, poi entra D'Andrea e segna. Cioè, è un qualcosa per tenere tutti sul pezzo. Credo ci sia anche un grande lavoro dietro la parte di Ginestra, perché poi non è il fatto, come dicevamo la scorsa settimana, di dare il contentino a qualcuno, ma io credo che tutti i giocatori sappiano quando devono entrare in campo cosa fare e soprattutto se lo meritano di entrare in campo. Sì, ma perché comunque una stagione è molto lunga, quindi serve l'aiuto da parte di tutti. Prendi ad esempio il caso specifico di Diop, no? L'anno scorso a Casarano, preso per fare letteralmente l'ultima riserva in attacco, si è ritrovato in diverse partite come unico attaccante a disposizione di Mister La Terza, perché Perez si fece male, Rajkovic successe quello che successe, insomma, e dovette poi farsi carico dell'intero peso dell'attacco di una grande squadra. E quindi è giusto che tutti debbano rimanere sul pezzo. Ed è molto bravo Ginestra a farlo, perché comunque in questo modo riesce a far capire che prima o poi il momento di chiunque arriverà. Allora, andiamo adesso ad ascoltare invece le parole proprio di Ciro Ginestra nel dopogara, proprio anche alla specifica domanda su quanti demeriti ci fossero anche del Francavilla per quel brutto primo tempo visto domenica. Cosa c'è di bello in questa Virtus Francavilla? Tutto, anche la forza di saper reagire dopo un primo tempo abbastanza brutto e che immaginiamo l'abbia fatta anche un pochino arrabbiare, l'abbiamo vista. E poi la forza di questo gruppo che esaltiamo ogni settimana, ma oggi addirittura è entrato la Tagliata, che è un prodotto del settore giovanile del Francavilla, ha spaccato in due una partita importante. Sì, bisogna dare atto a chi entra e al gruppo, perché quando succedono queste cose è sempre un vantaggio per un allenatore. Certo è che oggi abbiamo fatto male il primo tempo, malissimo, per quanto mi riguarda, l'abbiamo gestita male, sapevamo che era una squadra che ci veniva a gradire alti, siamo andati in difficoltà nel palleggio, abbiamo fatto tante cose brutte ed era giusto stare sotto il primo tempo. Secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo cercato più la verticale mettendo dentro Arrighini vicino a Sosa, cercando di riempire un po' più davanti il 4 contro 4, e i giocatori che sono entrati, Taurino, La Tagliata, ma lo stesso Cesai, Arrighini hanno fatto la differenza. Quindi la squadra ha ripreso una partita difficile, in genere le squadre queste partite le perdono. Noi addirittura l'abbiamo vinta con la forza di volontà e perché veramente il gruppo l'ha voluta fortemente. Mister, il primo tempo quanti meriti della Cerrana e quanti demeriti del Francavilla? Perché ci sono stati anche demeriti del Francavilla, il pallone che circolava un pochino lentamente, anche qualche incomprensione tra difesa e centrocampo a volte. Sì, ci eravamo allungati perché comunque ci sono venuti a prendere alti e quindi siamo andati in difficoltà nella prima uscita di origine, che avevamo preparato, non riusciamo a imbucare la palla sul pavone che doveva essere il perno tra i due centrocampisti e il trequarti. Abbiamo fatto tante cose brutte, la palla girava male da dietro, arrivava male in avanti, ma soprattutto l'abbiamo fatta anche senza palla perché eravamo lunghi, larghi e in effetti loro meritavano ampiamente il vantaggio. Il secondo tempo invece siamo rimasti in partita, siamo stati bravi, abbiamo concesso praticamente niente e nonostante abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo avuto 5-6 palle gol, le abbiamo riportate sul nostro binario, sui nostri standard anche atletici, perché poi alla fine siamo venuti fuori veramente bene e alla fine credo che il secondo tempo l'abbiamo vinto anche meritatamente. Prima di dare la parola alla regina di casa Claudia Carbonara, magari per una domanda, le chiedo anche quali risposte hanno dato Sosa e Arrighini insieme. Era un tema sul quale ne abbiamo parlato tanto in settimana, anche in trasmissione, e che cosa le è piaciuto di più, cosa non le è piaciuto? Mi è piaciuto il fatto che possono giocare insieme, ma io giovedì questa cosa qui l'avevo provata, non faccio a caso, avevo provato questo tipo di partita perché sapevo che potevamo andare incontro a questo tipo di difficoltà. Sono giocatori che si sposano benissimo, ma anche dopo, quando sono andato a fare l'esterno, quando ho rimesso dentro Marconato e siamo andati a tre e mezzo al campo, lo hanno fatto molto bene, abbiamo avuto ancora una palla con Sosa, ma i giocatori bravi possono giocare sempre insieme, basta avere un po' di collaborazione, basta sapersi muovere insieme e credo che l'abbiano fatto bene. Io credo che al di là di questo Andrea è un professionista esemplare, un giocatore importante e oggi quando è entrato al di là dell'apporto che ha avuto alla partita è stato importante per i compagni perché lo cercavano sempre.
Oggi sapevamo di incontrare una squadra difficile, soprattutto gente brevilinea sul campo nostro sono anche tra virgolette avvantaggiati perché è gente che va forte, è gente fortissima nelle transizioni, in effetti il gol abbiamo preso a palla nostra e quindi però poi alla fine bisogna dare merito ai ragazzi perché abbiamo vinto veramente una partita rognosa, brutta e quindi vuol dire che ci siamo, vuol dire che dobbiamo continuare il nostro percorso cercando di migliorare quelle cose brutte che abbiamo fatto il primo tempo perché non mi sono piaciute. Spavone, c'è un collegamento tra Napoli e Francavilla che si chiama Michael Foloruscio, gli hai chiesto qualcosina a lui anche prima di venire no, qui? No, non gliel'avevo chiesto perché quando sono andato via lui era ancora fuori rosa alla, okay, a Napoli e poi è ritornato in gruppo. Però no, diciamo, non vi siete sentiti? No, no, non ci siamo sentiti, comunque mi fa molto piacere che è rientrato in gruppo con Napoli e si sta allenando. Un calciatore insomma che qui sì, a Francavilla sì, ha fatto la differenza. Invece di La Tagliata che mi dici che nell'intervista che a breve vedremo è arrivato anche abbastanza emozionato, mi ha detto non mi fare domande troppo difficili perché era un po' emozionato. No, lui è un bravissimo ragazzo che si allena tutti i giorni bene, mi fa molto piacere come è entrato, infatti ha spaccato la partita. Ha tanti margini di miglioramento come me, come tutti gli under, ma un bravo ragazzo. Alessandro Zanzico, l'unico superstite praticamente della scorsa stagione, La Tagliata, che noi abbiamo sempre visto come quinto di centrocampo, no? Col 3-5-2, quest'anno invece fa il terzino e tra l'altro, se vogliamo osare un piccolo paragone con tutte le dovute proporzioni del caso, è un pochino Di Marco, no? Che nell'Inter fa l'esterno ma sa difendere, oppure Gallo nel Lecce ad esempio, un altro giocatore di questo tipo. La Tagliata tra virgolette ha pure questo margine per poter essere incisivo in avanti. Sì, ti dirò di più, secondo me crescendo intanto sulla fascia può ricoprire praticamente ogni ruolo perché può fare il terzino, può fare il quinto in caso di centrocampo a 5, può fare l'ala offensiva, però secondo me con un po' di lavoro anche a fare la mezzala di rottura che va poi a sganciarsi da una mediana che diventa 2, va a dare manforte poi all'attacco, secondo me è un ragazzo che ha grandissimo talento e se questo talento viene limato bene, non soltanto dall'allenatore ma anche da se stesso, secondo me può diventare veramente una risorsa aggiunta perché la base è eccellente, ma ce ne eravamo accorti già lo scorso anno. E poi ricordiamo anche che Montervino fu tentato dal portarlo già lo scorso anno a Casarano con quella storia famosa, La Tagliata della discordia, esatto, sì, ce la ricordiamo. Nato proprio negli studi di Antenna Sud durante il Gala del Calcio. Allora noi andiamo ad ascoltare proprio le parole di La Tagliata e dopo sentiremo anche le parole del presidente Magri che si sbilancia anche sulla bagarre primo posto. Quanto è importante questa vittoria? Beh, la vittoria è importante per la squadra perché serve in settimana a lavorare meglio, felici e niente, mo pensiamo sempre alla settimana e a preparare la prossima partita. È stata una gara ostica, no? Prima diceva il presidente Magheri, è stata una gara proprio di serie D, di quelle rognose. Nel primo tempo facevate un pochino di fatica ad arrivare nell'area avversaria, poi nel secondo vi siete sciolti, soprattutto dopo il gol del pareggio. Eh sì, perché siamo entrati i ragazzi che hanno fatto la differenza e quindi è servito tutto il lavoro di squadra. Tu sei l'unico praticamente superstite dello scorso anno, prima c'era Serio con te, è andato via. Che cosa è cambiato rispetto allo scorso anno? Perché c'è grande entusiasmo a Francavilla nella città, ritrovata e tutto, ma è cambiato totalmente tutto lo staff tecnico, ci sono nuovi concetti, come ti stai trovando? Molto bene, diciamo che il gruppo mi aiuta sempre a lavorare giorno per giorno, mi aiuta sempre a migliorare, a capire le mie caratteristiche. Mi trovo molto meglio, cioè molto bene con questo gruppo. È una grande famiglia. E comunque, se l'è cavata anche davanti ai microfoni, La Tagliata. Spavone se la stava ridendo. Quanto poi sarà il turno che verrà la Tagliata, poi glielo diciamo. Sì, sì, no, tra l'altro, Alessandro, ti svelo che durante l'intervista aveva una maglia in mano. Secondo te per chi era? Non per noi, purtroppo. Infatti, pensavo anche io fosse vero, invece no, per un parente. Ancora, almeno. Ecco, non ancora. Noi. Vediamo. Quella di Spavone a chi va? A te? O a me? Ce la giochiamo. Ce la giochiamo. Sentiamo le parole del presidente Magri nel dopogara di Virtus Acerrana. Anche 10 minuti, anche mezz'ora, stanno dimostrando che quando entrano dalla panchina cambiano le partite, quindi dobbiamo andare avanti così con grande determinazione, con grande umiltà perché abbiamo un percorso molto lungo, però i segnali finora sono stati positivi ed è giusto anche rimarcarli, è giusto fare i complimenti alla squadra, allo staff tecnico per il lavoro fatto finora.
Presidente, poi io tornerei anche a quando lei ha presentato il nuovo corso dicendo ho chiesto a tutti i miei collaboratori entusiasmo, sorrisi per tornare anche a sognare insieme. Possiamo dire che non c'è stato un muso lungo da quando è iniziata la stagione, nemmeno nel precampionato, anche perché poi le avete vinte tutte in pratica. Ma sì, è una cosa che non solo ho detto ma ho preteso, perché chiaramente dopo la retrocessione eravamo tutti molto delusi. Però questo malumore non dovevamo portarcelo in campo nella nuova stagione. Anche per quello abbiamo fatto la scelta di cambiare tutti i calciatori, tutto lo staff tecnico, dirigenziale, perché volevamo azzerare tutto e non portarci dietro le scorie del passato. Finora questa scelta ci ha premiato. Ecco, però ripeto, dobbiamo continuare così con grande entusiasmo, anche se l'entusiasmo lo dobbiamo gestire perché ancora non abbiamo fatto nulla, il percorso è molto lungo e quindi con grande umiltà, ripeto, e determinazione dobbiamo andare avanti, perché ogni partita nasconde delle insidie, quella di oggi ma anche quella di domenica scorsa lo dimostrano, non ci sono partite facili e quindi vincere non è mai facile né scontato. C'è un antagonista di questo campionato che teme di più? Ah, io direi che ce ne sono tante, sicuramente sulla carta le squadre attrezzate meglio di noi sono il Casarano, l'Andria, la Nocerina, però ecco, la Palmese anche sta dimostrando di avere grande forza, ma lo stesso anche Matera, Martina, quindi antagonisti ancora ce ne sono tante, siamo ancora a 5 partite, quindi è molto difficile, ecco, dire chi, diciamo, la spunterà alla fine. Ecco, noi guardiamo adesso in casa nostra, guardiamo al nostro percorso e dobbiamo dimostrare che in campo ecco, siamo quelli che alla fine avranno ragione. Ecco, poi degli altri ci interessa poco, guardiamo in casa nostra. Alessandro, questo è stato secondo me un vantaggio e un fattore fin da inizio precampionato. Vabbè, tu sei arrivato in corsa, però il fatto di guardare in casa propria io credo sia un vantaggio per la Juventus. È la cosa più giusta da fare, diciamo. Anche perché sono partiti, diciamo, tante squadre con ambizioni sventolate, invece il Francavilla ha sempre detto noi andiamo avanti per la nostra strada in silenzio, e questo tra virgolette vi aiuta anche ad alleggerire un po' di pressioni, nonostante poi magari la curva nel dopopartita canta sempre noi vogliamo tornare in Serie C, però vi aiuta a vivere meglio anche la settimana. Sì, sì, ci aiuta, però ci aiuta meglio a vincere, diciamo, ci aiuta meglio ad allenarci. Diciamo. Poi possiamo dire che nel secondo tempo di domenica è entrata in campo anche la curva, sì. No, non che nel primo tempo fosse mancata, ma poi sì, insomma, si è ha cominciato molto, sì, si è sentito moltissimo. Soprattutto dopo il pareggio, poi è cominciata praticamente un'altra partita. Alessandro, tu non c'eri presente, ma ti garantisco che era veramente una bolgia nuova Arredo Arena dopo il primo gol, e quindi ha aiutato anche la Virtus a rimettere in piedi il risultato. Vuoi vedere che forse quella vecchia credenza popolare circa il supporto della piazza con la Serie D poteva paradossalmente cambiare? Vuoi vedere che effettivamente era questa la realtà dei fatti? Certo, a questo punto lo stadio, esatto, quando sei in questa condizione di classifica, di momento, è sicuramente molto più facile. Però comincio a pensare che ci fosse qualcosa di veritiero in quella diceria popolare che tanto smentivamo io e te, no? Quando chiacchieravamo. E posso dire anche un'altra cosa. Lo stesso presidente, secondo me, se lo sta un po' godendo il momento. Non dico che sia contento di essere in Serie D, attenzione, non voglio dire questo. Però è una Serie D che per il momento gli sta dando delle cose che non viveva da tanto, perché comunque la Virtus negli ultimi 3 anni di Serie C comunque ha sofferto, come giusto che sia, ha sofferto tanto, la retrocessione è mancata per un soffio di qualche anno fa, e l'anno scorso è stata una tragedia dopo l'altro ogni domenica, quindi secondo me adesso vuole chiaramente tirarsi fuori da questa categoria, però sta facendo bene a godersi il momento, a godersi questa bella situazione di classifica. Ovvio, non sarà tutto così, ci saranno dei momenti in cui dici non vedo l'ora che finisce il campionato, a prescindere poi da quello che sarà il tuo posto su quella graduatoria, però per ora andare al campo con la consapevolezza di essere la squadra da battere nella maggior parte dei casi, perché a prescindere da chi verrà, se la classifica recita Virtus prima, sarai tu la squadra da battere, è una condizione che sta secondo me gradendo. Ma anche perché intelligentemente io credo che magari sia stato il primo a capire che bisognava mettere un punto con il passato e voltare pagina. Assolutamente. E sì, credo che
questo abbia accompagnato il presidente in questi mesi. Cioè, io credo che, è vero, c'è stata la delusione, però poi è stato subito accantonato. Io credo che forse di Serie C nemmeno si parli in questo momento, no? Di quello che si è vissuto nello spogliatoio. Come dicevi giustamente tu, il presidente si gode il momento e sono contento anche di rivedere il sorriso sul volto di Tonino Donatiello, insomma, che ha ritrovato anche lui un po' di entusiasmo. Andiamo adesso a vedere le immagini di Gravina Matera, o meglio Matera Gravina, ma tanto si gioca comunque a Matera. 1-1 il risultato finale. Gravina, prossimo avversario del Francavilla, abbiamo avuto poco fa Cavaliere, così vediamo anche le immagini della partita e poi andiamo in chiusura con Passione Biancazzurra. È un derby dai due volti, quello tra le due murgiane del girone H. Il 21 settembre Franco Salerno, Matera e Gravina danno spettacolo nel primo tempo a fronte di una ripresa meno frizzante. Entrambe mancano l'appuntamento con il terzo posto in classifica, non si va oltre l'1-1. Partenza sprint, prima col Matera, pericoloso dopo soli 60 secondi, quando da una mischia viene fuori il tapin vincente di Russo, ma anche un fallo in attacco. Poi con i pugliesi che rispondono immediatamente al terzo, Santoro tiene viva l'azione e da due passi spara sopra la traversa la palla del vantaggio. All'11esimo Bosniak fa un regalo a Citro che da centrocampo tenta il gol dell'anno. Non sarà il gol dell'anno, ma con un gran gesto tecnico è Santoro ad aprire le danze. 18esimo Bansi arriva all'1 contro 1 e confeziona l'assist per il bomber giallo-blu che lascia sul posto Braia. Primo gol incassato dal Matera in campionato. La partita è bellissima e i lucani non ci stanno e sfiorano il pari al 20esimo. Citro libera Infantino che in acrobazia rischia di far cadere giù lo stadio. La pressione è vincente e vale il pari. Al 32esimo Cavaliere e Sicurella si allacciano, l'arbitro assegna il penalty che Infantino realizza in maniera glaciale, rete che sigilla in largo anticipo il risultato finale. Emozioni che calano col passare dei minuti, la ripresa viaggia infatti sul binario dell'equilibrio fino al 70esimo, quando il tiro cross di Pirola fa tremare la difesa pugliese. Sarà il Matera a spingere nel finale, ma senza successo. 88esimo, scarica di Casiello, alta di un soffio, un minuto dopo Infantino di testa manda all'aria il colpo dei tre punti. I biancazzurri restano imbattuti, ma anche a secco di vittorie casalinghe il Gravina porta a casa un punto che vale il quarto posto. Insomma, più o meno ci aspettiamo una gara a scacchi, perché comunque il Gravina gioca al 4-2-3-1, no? Se non vado errato. Sì, Alessandro, anche la distribuzione degli under sarà praticamente la stessa, al netto dei possibili rientri di chi nelle ultime due settimane è stato assente per la Virtus. Quindi sì, queste partite con moduli speculari a me piacciono tanto, perché vai a vedere uomo su uomo che cosa accade e poi quando cambiano qualcosa gli allenatori vai ad apprendere la purezza di quell'avvicendamento. Quindi per chi ama il calcio a livello tecnico va ad apprezzare queste cose, diventano partite molto belle. Poi, torna a dirlo, secondo me si affrontano due grandi allenatori. E poi forse nel 4-2-3-1, o meglio contro il 4-2-3-1, il trequartista è un pochino più sfavorito, perché ha due mediani, sì, sopra praticamente, sì. Sì. Quindi non sarà una partita semplice per te. No, è una partita molto complicata, ma da parte di tutti, perché il Gravina è una grande squadra, una squadra molto fisica e... sarà una partita molto complicata. Ti sta piacendo comunque questo campionato? Giustamente con i risultati che ha la Virtus ti sta piacendo, però in generale ti piace come clima, come partita? Sì. Non sembra di stare in Serie D. Girone H è veramente un gran girone. Eh sì, e tra l'altro è quello che diceva poco fa anche il nostro Vito di noi. Alessandro Zanzico, un uomo chiave da una parte e dall'altra? Allora, De Gravina a me piace tanto Banse. Non voglio essere banale a rispondere Santoro, mi piace tantissimo Banse, penso possa essere una spina nel fianco, perché tra le squadre che la Virtus ha incontrato non ha fino ad ora incontrato nessun giocatore con quelle qualità in quella zona di campo. Sono convinto che però Ginestra questa cosa la sappia benissimo e quindi stia già prendendo le giuste misure. E dall'altra parte, magari, visto che si parla di moduli speculari, vado perpendicolarmente sul rettangolo di gioco e dico Taurino, perché è già in crisi di gol, no? Una partita non ha segnato, è già in digiuno. La punizione calciata contro la Ciarana è stata bellissima, peccato, avrebbe meritato tanto. No, la punizione, ma anche quell'azione al 90esimo. Tra l'altro abbiamo visto nel dopo gara, quando siete andati tutti sotto la curva, che il presidente è andato a rincuorare Taurino, ma pure anche dopo, verso gli spogliatoi, non l'ha presa bene che non ha segnato. Per un attaccante è sempre bello fare gol. È un calciatore d'alto livello. Vi aiuta nello spogliatoio. Sì, è un grande. No, ma il bello è che lui si è allenato con i giocatori del Napoli campione in carica e quando parla dei compagni di squadra attuali in Serie D ne parla con
una stima straordinaria. È bella questa dose di umiltà che hai. Sì. È un gruppo veramente di bravi ragazzi e di uomini. La prima cosa è di uomini. Ci aiutiamo in tutto. Appena sono arrivato il primo giorno mi hanno fatto sentire subito a casa e sarò sempre grato a loro. Il più simpatico del gruppo chi è? Vediamo ci sono un paio tra Enrico, Lanzolla, Marconato pure. Ecco, mi aspettavo Jonai, che di solito ci Jonai, ma pure Jonai, però Enrico e Lanzolla sono i due più... Non l'avrei mai detto, Lanzolla sembra uno che... Secondo me è di quelli che in campo non vorresti mai avere contro, però poi nello spogliatoio magari si fa sentire sia da un punto di vista che dall'altro. È la barba che lo rende un duro. Una bravissima persona, sia lui che Jimmy Allegrini, sì. Sono due grandissime persone. Alessandro, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo ovviamente anche per la trasferta di domenica. Grazie. Alessandro Zanzico, grazie anche puoi a te. Puoi ripetere la frase in toto, secondo me. Ci rivediamo la prossima settimana, ricordando che Gravina Francavilla che si gioca a Matera verrà trasmessa in diretta dal gruppo editoriale Distante. Noi ci ritroviamo mercoledì prossimo con Antenna Sud, poi per commentarla. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento sui nostri canali. Get the cool. Get the cool.